Mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, la prima domanda che ti volevo fare è relativa alla partita di Trapani. Non la reputi un po' la partita forse nella quale hai riconosciuto meno la tua squadra di tutte quelle fatte finora? Cioè, nel senso, proprio per come si è comportata durante la gara, per essere stata anche rinunciataria a un certo punto. Insomma, abbiamo visto cose che forse in un anno e qualche mese della tua gestione non avevamo mai visto, almeno personalmente. Sono totalmente d'accordo. Penso che nelle quasi 60 partite che ha fatto con Spezia Calcio noi abbiamo visto un Spezia Calcio così debole, giocando così male. Non giocando così male, giocando direi senza emozioni, senza la rabbia, senza la voglia di vincere la partita. L'abbiamo regalato dopo praticamente con 10-15 minuti del primo tempo, ultimi 15 minuti del primo tempo è stata regalata e dopo non siamo riusciti di dare una risposta sul campo. Non è Spezia che abbiamo visto con Nenad Bjelica di allenatore. E poche volte mi ha vergognato della mia Spezia e questa è la volta quando sono stato avvergognato e mi è sentito molto molto male, incapace di dire qualcosa e di fare qualcosa. Queste emozioni mi hanno trasmesso ragazzi durante il secondo tempo della partita e ultimi 15 minuti della prima parte. Penso che sono stati 60 minuti, peggiori 60 minuti della mia era come allenatore di Spezia Calcio. Ne hai parlato con la squadra di questo aspetto durante questa settimana? Tanto, sì. Sì, abbiamo parlato naturalmente, abbiamo avuto conversazioni con tutti i ragazzi a quattro occhi per capire che è successo nella partita e naturalmente siamo arrivati a qualcuna conclusione che abbiamo provato questa settimana di migliorare, di risolvere, come in tutte le famiglie, anche in nostra famiglia ci sono problemi. Abbiamo parlato e siamo decisi di ripagare la fiducia che stiamo sentendo dai nostri tifosi, siamo decisi di riprendere la strada e domani con una gran partita tornare a tenere questo sostegno e la fiducia dei nostri tifosi e tutta la gente che ama Spezia. Senti mister, se hai l'impressione che dopo 43 partite dell'anno scorso e 12 di quest'anno tu hai trovato un modulo, cioè hai trovato uno schema, hai trovato un dettato, un disegno di squadra, l'impressione è che i giocatori però non interpretino il film come l'anno scorso, c'è proprio un rendimento diverso loro, perché lo schema è lo stesso. Sì, lo abbiamo analizzato tutto. Abbiamo analizzato tutto, un'analisi un po' più profonda, non un'analisi così. Abbiamo giocato male, una squadra senza emozioni. Perché abbiamo giocato male? Perché senza emozioni? Perché questo ambiente? Perché questo? Perché altro? Naturalmente internamente lo abbiamo analizzato, come ho detto, siamo arrivati a qualcuna conclusione e qualcosa già abbiamo cambiato e speriamo vedere un altro Spezia sul campo. Io solamente voglio una risposta, come ho detto dopo la partita, parlare meno e lavorare di più. Siamo stati 7 giorni insieme e penso che la squadra in questa settimana ha cresciuto, ha capito dove ci sono problemi e che dobbiamo fare per uscire da questa situazione. Però tutto lo che si dice non ha un valore se non si dimostra sul campo. Il campo è lo che conta, il campo è il posto dove si deve dimostrare e rispetto a questa società e rispetto a questi tifosi
che sono stati anche a Trapani, sostengono la squadra sempre. Rispetto non si dimostra parlando, rispetto si dimostra dando un rendimento superiore al che abbiamo visto ultime due partite. Com'è? Questa settimana o generalmente? Questa settimana sì. Sono dispiaciuto con qualcuno perché abbiamo fatto tutto per tenere contenti a tutti, perché lo hanno meritato con suo rendimento, ma forse abbiamo accontentato troppo. Scusi, l'anno scorso, alla fine della stagione, si diceva, lei diceva che comunque era un gruppo con una base molto, molto buona, che nel secondo anno avrebbe chiaramente accresciuto quantomeno i rapporti interni, no? E su questa base, diciamo, di un gruppo che si conosceva, poi si poteva costruire qualcosa di migliore rispetto all'anno scorso, che era già tutto un buon risultato. Ecco, sei stato un pochino deluso forse da qualche cosa che non è andata come pensavi per là, che, ma cioè qualche una volta volevi sapere, chiaramente non si possono, però tu sei stato deluso da qualcuno, cioè non ti ha risposto secondo quelle che erano le tue aspettative di professionista e di uomo all'interno di un gruppo. C'è stato anche questo forse, perché in campo poi arrivi poi il malumore dello spogliatoio alla fine, no? Perché se i giocatori partono non più un gruppo unito ma qualcosa di diverso, poi si vede anche il risultato, no? A livello motivazione, io non corro più per te quando te ti fermi, io non ti do la palla quando non la posso dare, cioè tu hai giocato a pallone in altri livelli, lo sai che la... Quando io ho parlato di un ambiente imborghesito mi avete massacrato, ma ambiente imborghesito fa i giocatori imborghesiti. E come ha detto lei, non sono capace di fare un passo di più per mio compagno, discuto dove gioco, come gioco, con chi gioco, se gioco o non gioco. Tutto questo non è successo l'anno scorso. Dobbiamo essere sinceri, io sono stato molto molto duro e molto sincero con la squadra. Ha detto non sono stati amici come l'anno scorso, ma non devono essere amici, devono sul campo devono dare tutto uno per l'altro. Io solamente voglio questo, in questo senso non sono stati così come l'anno scorso, come lei ha detto. E queste sono cose che dobbiamo capire tutti e non mi piace parlare, come sapete, internamente mi piace parlare e provare soluzioni ai problemi che ci sono in tutte le famiglie, anche nella nostra. Abbiamo parlato tanto. Penso che l'hanno capito e penso che dimostreremo una faccia diversa alla che abbiamo dimostrato le ultime due partite. Sono convintissimo perché ho visto una squadra totalmente diversa questa settimana. In quest'ottica, collegandomi alle loro domande, ho visto che nell'inizio di settimana c'è stato un approfondimento e una dedica particolare alla preparazione atletica senza palla. Era un discorso, diciamo, punitivo o soltanto per soffermarsi, perché secondo te è importante cambiare il registro anche dal punto di vista della... Come ho detto, qualcosa nel mio rapporto con i ragazzi ha cambiato. Questa è una cosa de tante, qualcuna non la vedete. Non si vede, si vede allenamento, però non si vede rapporto e le cose che abbiamo cambiato, ma non voglio... Questo rimane dentro il spogliatoio e loro sanno esattamente lo che adesso è diverso e come tutto è stato prima. Vedremo uno Spezia tanto diverso come schema e come elementi, oppure semplicemente dici tu, vedremo uno Spezia diverso con gli stessi elementi, però con un carattere diverso, un carattere che vuoi?
Ma io ho parlato tanto in Italia, si dà tanto, tanta importanza ai sistemi di gioco, ma penso che l'atteggiamento è lo che conta, è lo che vince le partite. Si può vincere come si vede, se vincono partite con tutti i sistemi di gioco, e noi abbiamo vinto le partite con tanti sistemi di gioco, ma sempre con l'atteggiamento giusto. L'atteggiamento è l'aggressività, l'intensità del gioco, la voglia di vincere è la che vince le partite, no 4-3-3 o 4-4-2 o 4-2-3-1 o 3-5-2. Quindi questo si è visto. Ma non sono, sì, sicuramente avrà qualcun cambio, ma noi recuperiamo a terzi postigo, recuperiamo a Erasti, non hanno fatto tutta la settimana con la squadra, però domani saranno alla disposizione della squadra, e l'unico che non sta a disposizione è Nenè, il resto sta bene, si è allenato bene, vediamo fino a domani, alle 11:30 sapranno anche loro chi gioca. Alle 11:30, prima no. Intanto la domanda te la faccio io, ti senti all'ultima spiaggia, ti senti che questa potrebbe essere la partita che potrebbe cambiare anche le tue sorti? Guardi, la risposta dei giocatori è importante in questo senso. Ma che si importa solamente Spezia Calcio, ha fatto sapere alla squadra che non è una cosa di loro o la mia, sino è una cosa di Spezia Calcio che sta sopra di tutti. Loro non devono giocare per nessuno, devono giocare per Spezia Calcio. Spezia Calcio è una società da 109 anni che sarà dopo, anche sarà dopo questa partita. Io dormo tranquillissimo, io come sono molto molto autocritico, prima di tutto me autoanalizzo e dopo faccio tutte altre analisi. Sicuramente quando la squadra ha questa immagine c'è qualche errore anche di allenatore, ma naturalmente mi ha analizzato, sì. Mi spiace, no, sono un allenatore giovane che ha tanto futuro, vediamo, sono molto tranquillo, ma sono anche, sto con grande fame di vincere questa partita, vediamo domani. Eh sì, è così, però domani se vedrà sì, qualcuna testa, ha tolto qualche testa, o do la fiducia alla stessa squadra, se vedrà domani. Rispetto all'analisi che avete fatto, quindi interna, sui motivi, dal punto di vista proprio tecnico, non avete colto l'assenza di ritmo in gara, cioè rispetto alla preparazione settimanale, quindi e alla sua quindi efficacia rispetto alla gara, non, cioè riguardando le partite, non ti sei posto questo problema, cioè è proprio mancato il ritmo, nel senso che al di là, come dice lei, della tattica e anche dell'atteggiamento che deve essere chiaramente, no, di testa importante, però il ritmo nel senso proprio di squadra che si muove con una velocità e non con la velocità che ha avuto nelle ultime gare. Non so se è stato un... Penso che è una cosa mentale, assolutamente una cosa mentale, perché la squadra, come ho detto tante volte, da 14 partite, 3 partite, ha subito 14 gol, e altre 11 ha subito, penso, 4. Significa che c'è un calo di concentrazione, un calo di personalità, quando si subisce un gol stupido o un gol nell'ultimo minuto del primo tempo o
gol nel primer minuto del primo minuto del secondo tempo, o un gol come il gol di Trapani secondo, un cross che va dentro. E in questi momenti c'è un calo di personalità sul campo e io dico, mia analisi è che con lo imborghesiti che siamo stati, ognuno si difende a se stesso e non guarda più a compagno. Non siamo capaci di essere uniti, di riprendere la strada. Questo è un problema mentale, non credo che sia un problema tecnico, perché tutte le altre partite ci sono state 11, dove 7 che noi abbiamo ricevuto il gol, e 4 dove abbiamo ricevuto 3 gol con tiri fuori di area, uno di una punizione contro Avellino. Significa che la squadra, quando non succedono cose strane sul campo, ma in calcio succedono tante volte, rimane concentrata 90 minuti, 95 minuti, e quando succedono la squadra non esiste più e c'è un calo mentale e della concentrazione, non siamo più capaci di finire la partita con la stessa concentrazione come all'inizio. Questo è un pro. Io dico che tutto nella vita e anche nel calcio si muove sulla testa, e in questi momenti difficili durante una partita è la testa che non funziona. Parliamo un po' del Cagliari. Le assenze che ha il Cagliari, soprattutto nel reparto offensivo, potranno addirittura far cambiare forse modulo a Rastelli, se lo recupera nemmeno Zanetti o se lo recupera solo per la panchina. Ti aspetti quindi una squadra con un centrocampo molto infoltito la loro domani? Sì, giocando 4-3-1-2 sono forti in centrocampo perché giocano con tre giocatori molto esperti, Gennaro, Fossati e De Zena. E si giocheranno con 4 in una linea o 4 in rombo, non lo so, ma come dico, tante volte, tanto dipende di noi. È una squadra sicuramente delle migliori della categoria, anche con le assenze c'è una squadra sul campo potentissima, e non dobbiamo parlare delle assenze, perché delle nostre non parliamo mai, ma non parlo anche nemmeno delle assenze di loro, ma dipenderà tutto dal nostro atteggiamento. Noi sappiamo la forza che c'è in questa squadra, l'abbiamo analizzato, sappiamo dove sono forti, ma noi la partita in generale dipende tanto di noi. Mister, una chiave di lettura sulla coppia di attacco Catellani-Calaiò, no? Che potenzialmente sono due signori attaccanti che insieme però non riescono a fare la somma dei due attaccanti. Secondo lei c'è la possibilità che trovino, insomma, il modo di aiutarsi di più e di essere più concreti? Sì, bueno, non hanno giocato tanto insieme, penso che hanno giocato 2-3 partite insieme. È difficile perché sono attaccanti diversi, ma con 2-3 partite non possono stare adattati uno all'altro. C'è gran voglia di parte di tutti e due di riprendere la strada, di fare tutto per la squadra, e vediamo domani se la cosa funziona un po' meglio che ultimamente. Ma dico che la prima mezz'ora di Trapani hanno giocato bene tutti e due, hanno giocato bene i primi 30 minuti fino al secondo gol di loro, e quando non c'era la squadra sul campo non c'erano anche Cattelani e Calaiò. Loro dipendono dalla squadra come dipende la difesa degli attaccanti. La squadra non c'era più dal minuto 30 al minuto 95. Grazie. Sì, bueno, siamo molto dispiaciuti tutti per lo che è successo in Parigi, siamo tutti con il popolo francese, con le famiglie delle vittime. Penso che Spezia Calcio è una società dove si vede che possiamo vivere tutti insieme, integrati con tanti stranieri,
senza problemi, e questa è la strada di seguire.